Calano i reati denunciati, crescono invece i furti in abitazione, passati dai 471 del primo semestre 2018 ai 527 dei primi 6 mesi del 2019, con un aumento del 12%. Sono i numeri forniti dai carabinieri di Prato che testimoniano come le case dei pratesi siano sempre più spesso oggetto delle attenzioni dei ladri, un pericolo che si accentua maggiormente nel periodo estivo con la partenza per le vacanze. La sicurezza delle abitazioni comincia dai comportamenti corretti dei proprietari. I social network, da questo punto di vista, possono essere vere e proprie banche dati per i ladri. Per questo è bene non dare troppe indicazioni sulla propria lontananza da casa o postare foto che possano ricondurre al possesso di beni preziosi. Tutti quanti usiamo oggi Facebook e altri social network in cui postiamo foto che ritraggono noi stessi, i luoghi che frequentiamo nella nostra quotidianità, e quindi mettiamo a disposizione di molteplici persone quelli che sono gli oggetti che abbiamo acquistato di recente, come è costituita il nostro appartamento. Quindi attenzione nel momento in cui pubblichiamo fotografie. E quindi diamo a terzi informazioni che possono essere utilizzate in maniera sbagliata per commettere furti, per commettere reati nei confronti dei cittadini. Quando si parte per le vacanze, può essere utile chiedere ai propri vicini di prestare un po' di attenzione o anche semplicemente di svuotare la cassetta della posta. Collegare il proprio sistema d'allarme direttamente con la centrale del 112 è un altro sistema di sicurezza che può garantire un intervento immediato delle forze dell'ordine. Migliorare i sistemi di sicurezza passiva, porte blindate, inferriate, sistemi di allarme, magari con una tecnologia più moderna. A tal riguardo sottolineo anche la possibilità di un collegamento dei sistemi di allarme tramite combinatore telefonico con il 112 della nostra centrale operativa. E così facendo, recandosi presso qualsiasi nostra stazione, c'è un modulo che può essere utilizzato dai cittadini per comunicare i loro dati e sicuramente abbattere quelli che sono i tempi di intervento, specialmente nei casi di furto.